In diretta dal pianeta dei liberisti, Leoni Files, un podcast dell'Istituto Bruno Leoni di e con Carlo Amenta, Serena Sileoni e Carlo Stagnano. Buongiorno e bentornati all'appuntamento settimanale con il podcast Leoni Files. Oggi non sono soltanto in compagnia di Carlo Stagnaro e Carlo Amenta, che come sempre saluto, ma anche di... Ciao Serena, ciao a tutti, chi guida, chi è fuori, chi corre, chi passeggia, vi salutiamo. Tutti quelli che resistono, tutti quelli che resistono contro le ordinanze di comuni, sindaci, capi di condominio. E contro i droni, e contro i droni. No, vi segnalo, prima che finisce la tua presentazione, mi scuso con l'ospite, che ho saputo che c'è anche una rivolta degli amministratori di condominio che ultimamente danno delle regole di convivenza sugli ascensori. E c'è chi si interroga già sulla sovrapposizione fra queste ordinanze del capo condomino con quelle regionali e il DPCM. Adesso qualche costituzionalista ci scriverà qualche cosa. Mi hai dato uno spunto. Quindi saluto i Carlo ovunque essi siano, in sala da pranzo, in salotto, in camera da letto, ma soprattutto do il benvenuto a Nicola Bedin, che è ospite di questa nostra puntata. Nicola Bedin è stato amministratore delegato per 12 anni del gruppo ospedaliero San Donato e anche amministratore delegato dell'ospedale San Raffaele, ne ha curato il risanamento e poi il rilancio e adesso si dedica sempre con una sua società a servizi sanitari alla persona in Piemonte e in Lombardia. Come tale quindi conosce benissimo il sistema sanitario, la gestione e l'amministrazione del sistema sanitario e anche la situazione lombarda di questo momento. Quindi ci sembrava un'opportunità straordinaria averlo come ospite per capire un po' insieme scenari verificatesi, problemi e prospettive dello organizzazione di un sistema complesso come è quello sanitario in un momento emergenziale come quello dell'outbreak del coronavirus. Nicola Bedin, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, mi associo ai saluti spumeggianti che sono stati fatti in precedenza, anche se di bollicine in questo periodo non ce ne sono tante. No, purtroppo no, fra un po' finiranno anche questi beni di conforto, caro Nicola, questo sarà il momento più alto della crisi sanitaria. No, no, però teniamoci tutti una bella bottiglia di spumante se siamo sovranisti, o di champagne se siamo sciovinisti, per quando tutto sarà finito, dai. Intanto, Nicola... Tanto è buono anche invecchiato, no? Cosa? Cioè, sì, ecco, Stagnaro come sempre. Si vede che è astemio, Stagnaro, si vede che è astemio. Sì. Ma no, ma è un astemio strano, Stagnaro beve solo whisky, questa è la cosa più... Whisky, ma la cosa peggiore è che quindi ve lo posso fare invecchiare anche 70 anni questa roba. Questa e quindi adesso te lo farei mettere nel decreto legge, altro che 32. 2020, quando così vedi il whisky come viene buono, ma facciamo parlare le persone serie, Serena e Nicola, quindi diciamo, cerchiamo di capire un po', Nicola io ti faccio una domanda da assoluto profano, una persona che non capisce praticamente nulla di tutto ciò, mi è sembrato di capire tra le mille discussioni di questo periodo che alcuni dei problemi a cui si è andato incontro con tragici esiti, soprattutto nella regione da cui tu ci parli, e siano legati in qualche modo non tanto al problema sanitario ma anche e soprattutto a un problema di gestione sanitaria, quindi più manageriale organizzativo. È un'opinione che ti convince, con quali limiti e con quali chiaramente prospettive, nella consapevolezza che una pandemia accade fortunatamente ogni 100 anni e nessuno pretendeva un'organizzazione teutonica sin dall'inizio? Ma non è facile arrivare subito a conclusioni così nette, perché stiamo ancora vivendo la fase calda dell'esplosione dell'epidemia e quindi della pandemia. È sicuro che l'Italia ha reagito tardi all'esplosione di questo virus, avrebbe potuto farlo prima prendendo a riferimento quanto è successo in Cina. Sicuramente un altro fattore è che in Italia il tasso di ospedalizzazione è forse di questi pazienti è più alto che in altri paesi. La congestione di questi nostri ospedali, in particolare in Lombardia, Bergamo e Brescia,
dovuta al fatto che si sono verificati casi complicati che richiedevano il ricovero e il 13% di questi ricoverati addirittura in terapia intensiva, in un periodo che è molto concentrato, molto veloce, tanti casi, una parte dei quali gravi, in un periodo molto limitato, ha determinato in talune situazioni il collasso del nostro sistema ospedaliero. Quando tu dici si è preso atto tardi, si è agito tardi, ma si poteva effettivamente agire prima, anche dal punto di vista proprio psicologico, individuale e collettivo, si poteva davvero agire prima? Sì, di sicuro. Ci voleva, è chiaro, non è facile perché ci vuole una forte leadership politica e un coraggio nel prendere decisioni che possono apparentemente sembrare impopolari. Gli italiani si sono resi conto della gravità del tema e oggi stanno accettando di fatto abbastanza serenamente le restrizioni solo dopo che il tema è diventato conclamato, dopo che molti di noi hanno avuto amici, parenti, infetti dal coronavirus, alcuni di questi addirittura deceduti. Lì ci si è resi conto della situazione come stava. Pensare a delle misure restrittive prima di quanto già non fossero state prese era doveroso, però a onor del vero bisogna dire che non sarebbe stato facile. Ma vorrei fare un attimo un passo indietro, perché per sgombrare il campo da tante cose che girano in questi giorni, quindi due domande veloci. Primo, ha senso distinguere i morti con coronavirus dai morti per coronavirus? E seconda domanda, sono plausibili spiegazioni per, diciamo, l'estensione del fenomeno che sta avendo in Italia, del tipo noi contiamo diversamente i morti, li classifichiamo in modo diverso, noi abbiamo una politica di tamponi differente da quella degli altri, eccetera. Per almeno definiamo i confini delle certezze e delle incertezze che abbiamo. Chiaro. Si muore per coronavirus, non con coronavirus. Chi muore avendo contratto il coronavirus verosimilmente non sarebbe morto se non l'avesse contratto, o sarebbe morto molto più in là nel tempo. Quindi è chiaro che la morte è dovuta al coronavirus. Se non ci fosse stato, sarebbero ancora vivi. E l'altro tema della classificazione è molto rilevante. In Germania ci sono, come avete letto, poche vittime. Questo pare dipendere anche dalla modalità di classificazione. Se un paziente con uno stadio avanzato di tumore contrae il coronavirus e muore, non si esclude che in Germania lo classificano come morte per tumore e non per coronavirus. Questa è una differenza enorme. Nicola, scusami, sono Carlo. Su questo volevo un attimo tornare, nel senso che occupandoci noi chiaramente di cose totalmente diverse, un po' di statistica. No, io è stagnaro, dico, la Sirioni fa cose serie, fa è giurista, quindi chiaramente non rientra in questa categoria. Però qualche tempo fa, ragionando su queste cose con persone che se ne occupano di mestiere, quindi fondamentalmente i statistici sanitari, questo tema veniva fuori. E al di là che io del fatto che io concordi perfettamente con te, cioè da un punto di vista sostanziale, una persona che avrebbe vissuto anche due giorni in più non li vive perché arriva il coronavirus, per me muore per coronavirus, questo sono perfettamente d'accordo con te. C'è però un tema che è quello della statistica sanitaria. Addirittura l'Istat, ma lo dico per aggiungere ovviamente a quello che stavi dicendo tu, l'Istat pubblica le sue statistiche sulle cause di morte di solito a distanza di 2 anni, perché le cartelle vengono sottoposte a una revisione rispetto alle cause di morte. Credi che da questo punto di vista in realtà l'incidenza così forte possa non essere tanto diversa, visto che io la penso come te, cioè arriva il coronavirus, comunque io non sono un medico, ma immagino che nel quadro complessivo in qualche modo questo è una causa scatenante. Ecco, pensi ci possono essere grandi variazioni se un domani dovessimo, tu che queste cose le vedi ogni giorno, se un domani dovessimo porre a revisione tutte queste cartelle? No, perché la morte per coronavirus è certificata immediatamente e quindi non è necessario attendere un lasso temporale per verificare questo dato. Quello che potrà forse essere interessante, e questo richiederebbe più tempo di sicuro, come le statistiche Istat, è verificare qual è l'ulteriore patologia che era presente al momento della morte e associata al coronavirus. Se quindi si può dire che l'X%
di chi è morto per coronavirus aveva patologie vascolari associate a questo, oppure un tumore, oppure era stato un fumatore e quindi aveva dei polmoni che erano già in parte precedentemente indeboliti e così via. L'Istat richiede più tempo per chiudere le statistiche relative alle cause di morte perché non tanto per revisionare le cause in sé quanto per raccogliere i dati delle cartelle cliniche chiuse nelle varie regioni d'Italia. Questo richiede mesi, vanno poi i dati regionali portati a livello nazionale, quindi è un tema più burocratico che non tanto clinico di identificazione della causa in sé. Ecco, questo mi sembra particolarmente importante perché è una chiarificazione che, ecco, per esempio a molti statistici sanitari secondo me non è particolarmente chiara. Quindi mi sembra... No, uno dei pregi di questa situazione è che le statistiche sui ricoverati e i morti sono puntuali e quotidianamente aggiornate, quindi questo è un vantaggio per capire la situazione in cui ci troviamo. C'è un modo di guardare al problema che abbiamo davanti e di vederlo non solo come un problema medico, che evidentemente è, ma anche come un problema organizzativo. Soprattutto in Lombardia è evidente questa dimensione. Il sistema sanitario si è trovato sommerso da un'ondata che non riusciva a contenere. Secondo te, guardando avanti, perché per discutere sul passato avremo tempo dopo, ma guardando avanti, quali sono le cose che bisogna fare in Lombardia, ma soprattutto quali sono le cose che bisogna fare nelle altre regioni dove fatalmente un po' immagino bisogna aspettarsi che il virus continuerà a dilagare? Beh, dunque, una riflessione da fare è sul modello ospedalocentrico, e cioè in Lombardia, ma anche nel resto d'Italia, la cura e l'attenzione al paziente viene posta dentro agli ospedali. Avrete letto che in realtà questa circostanza può essere negativa, perché è successo in Corea, per esempio, durante la MERS, che era a sua volta un coronavirus, ci furono non tante infezioni, ma il 90% in ospedale. Ci sono in Italia c'è stato 12 marzo un lavoro di Remuzzi su The Lancet, la rivista scientifica molto autorevole. Remuzzi dice che circa il 20% dei medici e degli infermieri hanno contratto il coronavirus, ma questo, oltre che a privarci del supporto professionale di ciascuno di questi, ha anche rappresentato uno strumento di contagio sia per altri operatori sanitari, sia per i parenti dei malati nel caso in cui si trovassero ad incontrarli per un colloquio per spiegare le situazioni dei loro pazienti, ma anche per i familiari di questi operatori sanitari. Quindi l'ospedale e l'alta concentrazione di infetti in ospedale può rappresentare un cluster di diffusione, e questo potrebbe anche spiegare, come qualcuno ha scritto, la grande e rapida propagazione del virus in Lombardia come partita proprio dagli ospedali. Questo è un tema rilevante, quindi se si dovesse pensare a qualcosa di differente rispetto a questo modello è quello di cercare di identificare sistemi di monitoraggio e di assistenza domiciliare o quantomeno sul territorio. Il modello ospedalocentrico forse va ripensato. Senti Nicola, guarda, non siamo gli unici a dover affrontare, diciamo, unici paesi occidentali a dover affrontare, quindi con la cultura e con il sistema organizzativo e giuridico simile al nostro, questo drammatico momento. Visto che tu dicevi che non ci siamo mossi per tempo, degli altri paesi che cosa mi dici? Anche loro non si sono mossi per tempo? E vedi poi una omogeneità alla fine, pur in annunci molto diversi, penso alle prime dichiarazioni di Johnson rispetto chiaro. A quelle di ieri. Alla fine stiamo andando tutti verso lo stesso modello? Ma dunque, parlare col senno di poi è facile, quindi dire che l'Italia avrebbe dovuto reagire prima, oggi diventa semplice. Guardando gli altri paesi europei, hanno rispetto a noi potuto verificare e analizzare, oltre che la Cina, anche il nostro caso specifico. E magari che è ancora più significativo di quello cinese, perché è un mondo, sì, quello asiatico, simile, distante da noi, certo, stili di vita, eccetera, mentre l'Italia. Ecco, c'è una sul Financial Times, viene pubblicato un aggiornamento giornaliero sui decessi per coronavirus e vengono confrontati con questo andamento tra i vari paesi. Ora,
Mentre l'Italia ha creato un lockdown completo, al momento in cui i morti hanno superato le 800 unità, la Spagna lo ha fatto dopo 200 morti e la Francia attorno al 175esimo morto. Quindi loro hanno adottato, visto ciò che era successo in Italia, delle misure un po' prima, sempre tardi, questo va sottolineato, ma un po' prima di quanto non sia successo in Italia. E vediamo, questo dovrebbe portare dei risultati, però ora non si vedono ancora, la propagazione in Spagna, Francia e in Germania è ancora significativa, però quella settimana, quei 10 giorni, quei 5 giorni di vantaggio rispetto a noi possono essere determinanti per evitare che la situazione diventi come quella italiana. In Spagna oggi purtroppo la curva è più ripida ancora di quella italiana per quanto riguarda sì, sembra davvero ancora un caso a sé. Noi fino a, è un'impennata. Noi fino a poco tempo fa, io e Stagnaro, inguaribili anglofili e grandi amanti di Boris Johnson, continuavamo a sperare che la strategia di Johnson fosse più giusta, perché ma quando si sono resi conto che stavano facendo da gruppo di controllo per il resto d'Europa, chiaramente hanno pensato bene di tornare indietro, e di questo non possiamo che esserne contenti anche noi, che di inglesi ne vorremmo sempre di più in giro. Vero Carlo? Sì, ci sono approcci diversi su cui ragionare. Per esempio, uno spunto secondo me molto interessante c'era sul New York Times del 20 marzo. David Katz, che è un professore di Yale, venendo per esempio anche in UK adesso, e cioè questo isolamento orizzontale, tutti fermi a casa indistintamente. Katz cosa dice? Che in realtà questo può valere per 2 settimane, tutti fermi per capire chi è infetto e chi non lo è, con delle attenzioni, e cioè non raduniamo i giovani che magari hanno girato parecchio nei pub con i loro genitori o con i loro nonni, cerchiamo di distinguere anche per fasce di rischio. Katz dice, dopo queste 2 settimane non attuiamo più l'isolamento orizzontale, ma facciamo quello che lui chiama un isolamento chirurgico, vale a dire i soggetti anziani, più fragili, con altre patologie, beh, per quelli questo isolamento deve continuare ed essere rigoroso. L'altra parte della popolazione, e lui la divide in 3 cluster, può modulare l'insieme delle misure di restrizione a cui è soggetto. E quindi un giovane sano che non è entrato in contatto, che non ha familiari che hanno avuto il coronavirus, può riprendere a lavorare come operaio in quella fabbrica. Questo è un tema molto significativo, secondo me, cioè quello di pensare ad un isolamento chirurgico, perché può facilitare la ripresa dell'attività produttiva. E in questo potranno. Quindi lasciamo Stagnaro a casa, questo io lo voglio, cioè da quando riapriamo, lasciamo. È a rischio. Ma soprattutto mi lasciate da solo, purché mi ci lasciate da solo. Sì, no, lasciamolo a casa. Chiudiamo qui con una diciamo, strumenti per l'immediato futuro e per il futuro. In questa selezione, diciamo, in questo poi misure tagliate un po' per categorie, può essere utile un sistema di tracciamento, ovviamente con tutto il rispetto necessario per i diritti rispetto dell'articolo 16 della Costituzione, nel rispetto dell'articolo 16. Non solo il 16. Diciamo, cioè, l'articolo 16 più o meno 2, perché poi bisogna prendere anche quello. Nel combinato disposto della sì. Può la tecnologia aiutarci a uscire gradualmente dalle nostre quarantene? Ma la tecnologia è uno strumento, non è la soluzione. In Corea sembra aver funzionato il sistema di tracciamento attraverso gli smartphone, non usato da solo, ma con altri accorgimenti. Loro hanno adottato l'isolamento molto prima e hanno fatto tamponi su scala ampissima a tappeto. Detto questo, il tema della privacy è sicuramente enorme. Quindi quello degli strumenti di geolocalizzazione è qualcosa di valido, sul quale però il consenso non è unanime, è un tema molto particolare.
Bene, ci ritorneremo anche noi. Nicola, all'asta, grazie. Allora all'asta i contatti di il tracciamento di Stagnaro. Mettiamo solo. Chissà dove va Stagnaro. Bravo, Nicola, io lì volevo arrivare. Che Stagnaro si oppone al tracing per motivi che non vogliamo approfondire, Nicola. Tu l'hai capito perfettamente. E allora noi ti ringraziamo. Ma scusate, ma se uno lascia il telefonino a casa. Sì, ecco, io questo mi chiedevo. Prega tutti. Ma io ormai, guarda, Nicola, io non ti devi impressionare, sto a Palermo, non vorrei che tu pensassi male di me, ma esco con il cane e non porto più il telefonino. Ci tengo a precisarlo anche alle forze. Si sta autodenunciando. Esatto. Se poi dici che hai forza di fare la pipì 20 volte, ti sei autodenunciato. Il cane ha provato a mordermi l'altro giorno. Ci vorrebbe una sorta di braccialetto elettronico come per Nicola, non lo dire perché ti aiuto. Aiuto. Quelli, guarda, che stanno lì, devi sapere, noi abbiamo capito, a Palazzo Chigi c'è un piccolo gnomo che è il troll delle minchiate. Se tu dici una cosa di questa, lui sicuramente lo fa. Che adesso in questo periodo c'ha le polveri cariche, di PCM. Allora ringraziamo Nicola Benin per la chiarezza con la quale ci ha illustrato un po' il presente e un po' il futuro. Mettiamo all'asta i contatti di Stagnaro e salutiamo tutti ricordando che noi continuiamo ogni giorno con le cronache dal fronte liberista, dove addirittura facciamo vedere pure Stagnaro in video. Questo è... E dove addirittura siamo un po' più cialtroni che negli Pensa un po'. E allora grazie vabbè, ancora. Ad impossibilia. Più spumeggianti ancora. Arrivederci a tutti. Ciao, grazie. Ciao, grazie Nicole, ciao.